Ciao bimbi! Ciao bimbe, ciao mondo! Allora ragazzi, siamo qua per fare un video mukbang alle ore 00:35, dopo aver fatto il bagnetto a Dana, averlo fatto mangiare, sta qua davanti, sta quasi per piangere, quindi ci dobbiamo muovere. Abbiamo questa prelibatezza fatta dal nostro amico Alessandro, pasticceria Alessandro. Se siete di Quarto, ma anche Napoli provincia, venite a provarlo, un nostro amico, ma è bravissimo, fa delle torte spettacolari. Ed è il famoso Alessandro che mi ha fatto mangiare tante di quelle pizzette in gravidanza, perché io adoro le sue pizzette Minion. Comunque adoro, non anche per le feste, per tutto. E seguitelo anche su Instagram. Esatto, panini napoletani che stanno facendo. Comunque pasticcere Alessandro lo trovate anche su Instagram, seguitelo perché fanno delle cose spettacolari, sono davvero davvero bravi, pensate, loro sono aperti dal 1999. Se non andate, vedi che vi state perdendo. No, veramente, e ci teniamo a dire che non è una sponsorizzazione, è semplicemente un nostro amico che ci ha fatto questa torta, e veramente secondo me, guardate qua, è la torta fatta con i biscotti alla Nutella. Quelli non si trovano, ragazzi, solo lui l'ha trovato. Introvabili. Lui ha fatto una torta che sembra tipo un biscotto però gigante, quindi adoro, è favolosissima. Non vediamo l'ora di mangiarla, mettiamo questo sotto. Per assaggiare? Andate da Alessandro. È vero, è troppo invitante. Comunque ragazzi, tra le altre cose, sono anche senza trucco, cioè sono un cesso, cioè gli occhiali, però devo dire la verità, amore, cioè io anche senza trucco sono bellissima, cioè guardami, non ho difetti, è tutta naturale, quindi adoro. Io non ce l'ho. Comunque ragazzi, poi tra le altre cose ho anche i miei nuovi gioielli, che se ancora non l'avete acquistati, acquistateli perché sono fantastici, sono anche scontati in promo lancio. Per Natale, ragazzi, prendete. Sì, sono fantastici. E vabbè, questi sono solo alcuni, ce ne sono altri, comunque venite su Carita Shop a vedere. Questi sono fantastici con i cristalli trasparenti, orecchini, collana e bracciale ad oro. Vabbè, iniziamo. Per Natale. Se già ce l'ho, che mi regali, vabbè. Iniziamo con le domande, ragazze, che ci avete fatto su Instagram, seguiteci su Instagram. Noi iniziamo io taglio la torta. A tagliare la torta. Allora, tu e Dario vi sposerete? Sì. Di questo passo... Mamma, questa... Oh mio Dio, no vabbè, qua c'è tutta tipo una sbriciolosa. No vabbè. Tiriamo questa tua torta. Vai amore, taglia. Io voglio questa qua. Con i biscotti. No vabbè raga. No, è buonissima, è bellissima. Io la devo far vedere. Dentro è spettacolare, raga. Un biscotto. Il biscotto. Cioè, dentro c'è tutto un ripieno di Nutella. E io fa mi prendo il barattolo di Nutella, ragazzi. Il barattolo no, è vero. Oh mio Dio. Secondo me questo video degenererà. Comunque assaggiamo. Ora sei pronto? Aspetto te per assaggiare. Ovviamente la dobbiamo mangiare tutta, questa è molto bella. Allora, siete dei genitori fantastici, mi saluti. Ciao Sofì, ti mando un bacio grande, ciao. Ciao Sofia. Allora, ci vedremo presto su questi canali. Come avete scelto il nome Daniel? Siete una famiglia fantastica e Daniel è stupendo. Come abbiamo scelto il nome Daniel? Non lo so, è stato per caso. Dario l'ha scelto. Allora, amo i tuoi mukbang, dovresti farli più spesso, anche video ASMR. Comunque mi hai tradito. Amore, mi sono attaccato. Umano, stai combinando. Comunque, no, non ho mai tradito Dario. Il passato ormai non esiste, da quando mi sono messa con lui sono settato, sono una persona nuova. Grazie, subito vengo. Amore, ti è piaciuta questa risposta? Mi ha lasciato da sola, no vabbè. Amore, ma devo assaggiare o devo aspettare te? Scusami. No, devo assaggiare. Vabbè. Come sta andando la vita di coppia? Benissimo, alla grande. Allora, lasci Daniel con i nonni? Sì, anche se soltanto per veramente per cose importanti e emergenze, se no no. Allora, eccomi, sono di nuovo sulle scene. Dario è un bravo papà? Sì, è bravissimo. Non lo so, ragazzi. Quando pensi di tornare in palestra? Tornerò in palestra la settimana prossima! Rullo sì. Di tamburi! Assaggiamo? Sì, voglio anche il biscotto. Ci siamo, amore, il primo assaggio insieme. No, la torta. Ah, la torta. Amore, vieni più qua, sei fuori dall'inquadratura. No, vabbè. Ragazzi, è top. Amore, mi accendi le canzoncine a Daniel, se lo piango.
È buonissima. Allora, quante volte si sveglia Dane la notte? Mi saluti, mi chiamo Giorgia Rocca. Ti mando un bacio, ciao Giorgia. Allora, Dane si sveglia ogni 2, massimo 3 ore. Lui si sveglia perché è un mangione. Non so da chi ha preso, ma secondo voi da chi ha preso? Allora, credi che aver incontrato Dario sia stato un colpo di fortuna o cosa? Un bacio. Raga, ma lui ha avuto il colpo di fortuna a incontrare me, che sono una dea. Io glielo dico sempre, allora dico, amore, io sono un tuo sogno, io sono una visione. Io non esisto, sono irreale. Quindi goditi questo sogno, perché una come me non può essere reale, amore. Dobbiamo mangiare Lucia e Alessandro, che non conosce più me. È vero. Cioè, Alessandro è principalmente un amico di Dario. Allora, cosa è cambiato in meglio e in peggio dopo la nascita di Daniel? Peggio sicuramente che siamo stanchi, però poi è tutto bellissimo. Poi lo guardi e ti passa. Ti passa tutta la stanchezza. Allora, a chi somiglia di più Daniel? Vabbè, questo è, cioè, praticamente la domanda più epica del solito. Intanto comunque questa torta è buonissima. Vero amore, cioè, è spettacolare. La cosa buona è che non è stucchevole, cioè secondo me la possiamo finire anche tutta. Dentro c'è panna, Nutella e c'è, se non sbaglio, anche qualcosa di nocciola. Mm-hmm. E poi la cosa bella, c'è tutto uno sbriciolo tipo biscotto, cioè è fatto veramente con i biscotti, capito? C'è dentro, ci sono i biscotti sbriciolati, cioè è pazzesca. Facciamola vedere di qua. Mamma, la dovete provare, raga. Ma la dovete far fare. Andate da Alessandro, pasticcere Alessandro, e chiedete la torta con il biscotto alla Nutella che hanno mangiato a Calita e Dario. Ma tra l'altro, che vi state perdendo? Alessandro è anche molto economico, ce ne va a dire, quindi non pensate che abbia dei prezzi spaventosi. Però non è che i prodotti è molto onesto. No, a volte sono di qualità. I prodotti sono di qualità e lui che guadagna poco. Cioè lui mette veramente la Nutella, veramente. E ci mette la passione, ragazzi, dovete andare. Alessandro è sempre un amico. È vero. Allora, comunque stavo dicendo, allora, tutti quanti dicono che Daniel somiglia a Dario, dicono identico a Dario. Io dico, però pensano che io mi offendo quando mi dicono questa cosa, invece non ho capito, io non mi offendo perché ovviamente io, cioè, se ho scelto di stare con Dario, soprattutto di farci un figlio, vuol dire che per me Dario è bello, quindi se mio figlio somiglia a lui, io posso essere solo che contenta, no? Ovviamente. È importante che io, quando ho deciso di fare un figlio, io ho detto ok, io devo trovare una persona che mi buona, che mi compensi, che voglio mettere al mondo una persona buona, che sta bene con tutti, che è sempre sorridente, che è sempre felice, come Dario, ovviamente. Anche perché, ragazzi, allora, la bellezza già ce l'ho, l'intelligenza già ce l'ho, la simpatia già ce l'ho io, la modestia soprattutto anche ce l'ho, quindi l'unica cosa che mi mancava era questa capacità di essere sempre buoni e gentili con gli altri, e qui mi compensi tu, giusto? Avete visto come sono modesta, ragazzi? Ragazzi, questa torta è stupenda. Allora, per Dario, nel 2020 aspettiamo la proposta in diretta, e guai se non arrivi. Ragazzi, non c'è una data. No, ma non va bene così, ragazzi, perché... Mi dispiace, dovete attendere questo momento. No, ma le cose si devono fare quando si sentono, quindi... È normale, le devi sentire. Non c'è tempo, stiamo bene anche così, io non ho bisogno di un uomo che mi sposi. Non è, cioè, una cosa che deve venire se lui vuole fare nel biscotto. Ma non, insomma, finisce comunque. Allora, ti faresti un tatuaggio per tuo figlio? Allora, ti adoro, mi puoi salutare, sono Chiara. Ciao Chiara, ti mando un bacio. Mi mangio il biscottone. Comunque, vorrei precisare che a me i tatuaggi non piacciono. No. Non farei nessun amore, pizza. No, hai ragione, non mangiamo la torta tu. Hai ragione, un po' di torta anche a lui. Un po' di torta, papà. Vediamo un'altra fetta. Dai, amore.
Allora. Mi sta correndo? C'è correndo? Sì. La sua bella fettuna. Vabbè, non fa niente. Incidente stradale. No, vabbè, ma voi dovete vedere quanto è fantastica. Cioè, c'è uno stato di biscotto enorme. È il top, ragazzi. Vabbè, adesso è capovolta, però non so se riuscire a vedere. C'è una torta a biscotto, è una delle torte più buone che io abbia mai mangiato, giuro. Buona, buona, buona. Signore, già l'ho mangiata. Cioè, Alessandro ci ha superato. Io mi mangio, proprio Alessandro, adesso ti mangio. Mi sto mangiando Alessandro. Mamma mia, sono stamento. Non neanche tu? Mi danno un po' in braccio. Vuoi stare anche lui qua? Allora, quindi tatuaggio io non me lo farei, ma per il semplice fatto che io, ragazzi, non ho. Sono una persona molto molto. Non mi piace il fatto che il. Ragazzi, c'è anche lui. Ciao, vi voglio salutare a tutti quanti. Vi voglio tanto bene. Ciao, bimbi, ciao, bimbe. Ti mando un bacio grande. Mua, sono Daniel. Cioè, lui piangeva solo perché voleva stare in braccio. Ma sarà anche lui a cedere l'attenzione. Allora, svelaci il tuo progetto prossimo che bolle in pentola. Ragazze, non ve lo posso pentola. Dire, però ho due progettoni proprio wow. Ma non lo posso dire, non, perché voglio fare la misteriosa, non ve lo voglio dire. Perché è sempre detto che sono molto scaramantica. Quindi una cosa, se non è certa e fatta al 100%, non lo dico. Allora, questo è bellissimo. Chiara, grazie, guarda che bella scritta. Ciao Chiara. Sei bellissima. Non interessarti dei chili in più non si vedono, ma tanto lo so che sei determinata e li perderai. Wow, è proprio, cioè, questa ragazza mi conosce proprio tantissimo. Daniel, che vuoi dire tua mamma? È proprio così. Che bella. Sono determinata e li perderò. Sì, però senza stessa ragazza, perché dobbiamo fare una torta Daniel. Sì. Non lo fa vedere. Che effetto ti fa non dormire più come prima e guardare gli occhietti di Daniel? Siete unici. Allora, ma qua c'è una. Oddio, non è biscotto. Vabbè, comunque. Saluta Daniel, saluta a tutti quanti. C'è qualche bimbo che mi vuole bene? Mettilo là dentro, vediamo se si sta. Alzagli un po' la musica. Ciao a tutti. Ciao a tutti, vero? Chris, sei stata anche tu, Voi sposate, cioè tutto è già tratto sul nostro matrimonio. Amore, adesso ti faccio la proposta. Dai, proposta d'amore in diretta. Amore. E non dite che questo è un titolo clickbait, perché scusa, l'ha detto, quindi lo posso mettere. Dai. Non vuoi sposare. Con l'anello o la Nutella? L'anello la Nutella. Con questa Nutella io ti sposo. Questa Nutella io ti mangerò. Biscotto. Mora. Che c'è, sai questo barattolino di Nutella? Ma è vero? Sì. Guarda. Mica fa ingrassare, è piccolino. Questo noi ce la facciamo nel letto. Che diciamo? Ragazzi, mi sono consolato, cioè 10 di miliardi di calorie, ma ne vale la pena. Comunque purtroppo questo video finisce qua perché Daniel sta vendendo un video fail, epic fail. Però speriamo che vi abbia fatto piacere. Sì. La torta è buonissima. Ragazzi, andate tutti da Alessandro. Prossima volta cercheremo di fare un video mentre Daniel dorme, perché se no non riusciamo più. Però non fa niente, per il nostro amore questa. Amore, amore, sto arrivando. Ciao ragazzi, lasciate tanti like per Daniel. Ciao. Ciao.